Oh vai, oggi e siamo da Gangitano, il re dello spezzatino. Grande Gangitano, io ho ben prenotato per stasera per due persone, se no ho paura che dopo un trovo posto. Allora, procedimento, mezzo litro di borraccina, questa gli è la borraccina, dove l'ha presa? Che gli è l'acqua dell'Arno? E fare il dopo barba da uomo ai muschio verde, i Demin, per dargli il profumo. Soffrittino con banana, pomodoro, peperone e cipolla. Anch'io quando fo il soffritto ci metto la cipolla, la carota, il sedano e la banana, perché la città bene. La palettina da muratore, perché lui fa anche il muratore in avanzatempo, la usa per, sia per lisciare la carcina che fa l'intonaco, capito? E vai, e si va a rimestagnene. No, sai che sembra? La palettina per la lettiera del gatto. Cioè le palettine, no? Quelle per raccattare la merda. E sembra, no, comunque deve essere buono. Guarda, il tuo spezzatino speziato. Vai, raschia. Dai, quindi meglio, il sughino. La sugna, raccatta la sugna. Vai, va. Poi mi garba perché gli è uno preciso. Ecco Gangitano che gli dà il tocco di classe. Coca-Cola sottomarca presa il discount. Gangitano con la bandana dal trombatore. Voilà. Ma oh, che gli ha buttato dentro? La magia, gli ha fatto la magia. Gangitano detto anche il mago. Ma mi fai vedere che. Ma che gli ha buttato un tizzone di fuoco dentro il cammino? Mi fai vedere? Eh sì, gli è un tizzone di fuoco. Il fuoco acceso con pancari delle casse da morto. Insomma, vabbè. E per l'ecologia bisogna riusare il vecchio. Allora, io comunque ve lo consiglio ora per San Valentino, per il 14, e se voi volete andare e passare una bella serata in compagnia di Gangitano anche e fare un figurone con la donna, e voi andate da Gangitano, il re dello spezzatino, ve la dà. Oh vai, che gli ha buttato, che gli è? E si va a rimestagnene, e fare una cagata. Mi sa che qualcuno ci ha cagato sopra, vabbè, comunque, allora... Una sciabordata ai Coca-Cola, ricordo, non è neanche Pepsi, questa gli era sottomarca della Pepsi, presa il discount, e discount di discount. In pratica gli è come buttarci un chilo di zucchero sopra. Per diabetici, perché gli hai il diabete, questo gli è come pigliare la pasticca, gli è la solita. Comunque l'assistente accanto con il baffino stile Johnny Depp e gli ha imparato, gli è un apprendistato, lui fa 3 anni di apprendistato. Poi dopo gli danno il tesserino e poi andare a aprire l'attività per conto suo. Sì, ma io voglio vedere come va a finire. Se lo mangia da ultimo. Sempre una trippata, eh? Peccato che non sia. Prezzemolino a fresco, a crudo. Gli dà il saporino, il controgusto. Vai, ecco l'impiattaggio. Si presenta anche bene. Vai, un'altra scata, è un'altra bella ramaiolata di ciccia, di spezzatino, ma gli è fine, sto spezzatino si vede neanche. E gli ha fatto la croce in mezzo, la croce verde. Che gli è la croce verde, ma verità. Oh vai, buona bucaioli. Questo video era tratto dalla cucina indiana per strada, India Street Food. Che tra l'altro a me la cucina indiana la mi garba un monte.